redditività dai molto peso alla macroeconomia. In che modo questa influisce sulle tue decisioni operative? Allora, macro fondamentale, fondamentale. Parto sempre dall'intelaiatura macro. È praticamente l'indirizzo, il flusso principale. Prima di qualsiasi decisione, che poi si basa anche sulla tecnica, quindi c'è sempre l'analisi, la componente di analisi tecnica, l'intelaiatura macro mi dà il flusso, mi dà il quadro generale ed è la discriminante anche per la scelta dell'asset, sempre sapere qual è il market mover del momento. Adesso per esempio focus ancora sull'inflazione, banche centrali, sapere o meno il taglio tassi, il mondo obbligazionario, cioè sapere questi dati e queste idee ti fanno scegliere l'asset migliore oltre poi al trade che può o meno dar frutto. Quindi fondamentale la base, ABC, senza di quella non si va oltre. E mi trova pienamente d'accordo. Quindi, vista la situazione attuale, ci puoi fornire una breve, proprio sintetica analisi macroeconomica della situazione? Sì. Allora, oramai molti credono nel raggiungimento dei target per quelli che sono i tassi definitivi della Fed. L'idea che ci possano essere altri inasprimenti di politica monetaria oramai ha quasi abbandonato il mercato. Si guarda dopo quello che è successo per Credit Suisse, Silicon Valley Bank. Tutti credono che la Fed non potrà andare oltre con i tassi di interesse. E questo sta dando una buona ventata di risk on. Oggi i mercati, questa settimana, grande euforia, risk on come se piovesse, come non ci fosse un domani. Tutti aspettano questo 2023 per il taglio tassi, almeno in America. E staremo a vedere cosa succede in Europa e nel resto del mondo. Il quadro è un po' diverso. Mai come in questa fase le aree geografiche ed economiche sono da ben valutare. L'Europa in questo momento prediletta, ancora BCE aggressiva. Stiamo a vedere se le prossime riunioni Powell davvero darà questa sferzata al costo del denaro. Questo è il mood del momento, io un po' ci credo. Sono convinto che il top l'abbiamo oramai raggiunto e questo 2023 magari potrà essere l'anno di svolta, il pivot. Ok. La situazione comunque è molto complessa a livello molto, macroeconomico. Molto incerta. Esattamente. E questo è il bello. Quindi quanto è importante partecipare per te a Investing e perché? Allora, Investing è la chiave perché si ha modo di avere dubbi. Cioè il confronto, aprirsi ad altre letture è la chiave. Molte volte il trader è un po' un animale solitario, no? Ci piace essere nella nostra stanza, nel nostro ufficio, i monitor, i dati, però si finisce col rimanere intrappolati in un loop di idee e di convinzioni che poi fanno male, no? Quindi avere modo di confrontarsi e poi da vicino, questo dà modo a tutti noi di dire ma forse c'è un altro modo di leggere, un altro modo di vedere i mercati, potrei essere dal lato sbagliato, potrei aver letto male, e questo secondo me ha un valore infinito per chi vuol fare questo in una vita, ovviamente, è la chiave, insomma. Salvatore, grazie mille, enorme piacere e a questo punto buon investing. Grazie a voi, al prossimo investing ovviamente, ciao a tutti, buon trading.